Partiamo dall'attualità, il turno di riposo, bene o male per voi, secondo te? Bene, perché stiamo lavorando questi giorni. Abbiamo preso un pochettino di giorni perché, per recuperare, perché abbiamo avuto un trotto veramente pazzesco. Il Trapani ha vinto, la Juve Stabia ha pareggiato e noi ci stiamo allenando in maniera eccellente, quindi secondo noi turno di riposo favorevole. Sì, anche perché come dici giustamente tu, 8 partite in 20 giorni, insomma, con tanti tuoi compagni che magari non erano nelle condizioni migliori, tutti acciaccati, insomma, era proprio necessario probabilmente fermarsi un attimo. Con che spirito vi siete fermati dopo lo 0-0 di Castellammare? Beh, qualche rammarico c'è perché abbiamo visto com'è andata la partita, tutto quanto, potevamo pure portare a casa i 3 punti, però un po' di rammarico, ma per il resto siamo andati alla sosta un attimino sereni perché abbiamo fatto un'ottima partita contro un'ottima squadra, non aveva mai perso in campionato, non ha mai perso in casa in campionato, quindi sapevamo come affrontarla. Abbiamo avuto qualche difficoltà in campo, però ne siamo usciti alla grande, anche abbiamo rischiato di vincerla, però non ci siamo riusciti. Loro piano piano stanno iniziando a perdere qualcosina per strada, a non vincere più come stavano facendo prima, e noi dobbiamo stare solo sul pezzo per cercare di rosicchiare punti come sta facendo adesso il Trapani, anche perché noi abbiamo 2 partite in meno rispetto adesso il Trapani, perché abbiamo riposato più la partita con la Viterbese, e dobbiamo stare solo concentrati sul pezzo. Senti, non parleremo un attimo dopo della partita di Castellammare, Certo, perché certo. probabilmente sai che si parla anche di questo, però ti voglio chiedere in generale, no? Insomma, il Catanzaro in questo momento è la squadra che sta viaggiando più forte, il girone di ritorno è quella che sta facendo più punti. Si può dire che insomma, adesso insomma, il Catanzaro è il vero Catanzaro, in questo momento state veramente dimostrando tutto quanto di buono il lavoro che avete fatto dall'inizio dell'anno, no? Cioè che avete raggiunto la maturità. Sì, abbiamo raggiunto, a parte la maturità, la consapevolezza di essere un'ottima squadra formata da ottimi giocatori in tutti i reparti. Non è facile all'inizio anno ristravolgere una squadra e tutti i meccanismi all'improvviso vanno tutti bene. Quindi abbiamo avuto del tempo, delle difficoltà, tutto quanto. Con il lavoro, ripeto, col sacrificio e lo spirito di tutti del remare dalla stessa parte, stiamo uscendo fuori e stiamo facendo adesso. Da Trapani in poi penso c'è stato un altro Catanzaro. Anche tu, che in questo ruolo non ci avevi praticamente mai giocato all'inizio della stagione, hai preso sempre più confidenza con il ruolo di esterno destro del 3-4-3, e adesso è da qualche settimana che sei anche a tratti inarrestabile. A che punto pensi di essere arrivato? Se hai già raggiunto il picco oppure pensi di poter ancora migliorare? Diciamo che dall'inizio dell'anno avevo giocato qualche volta in un 3-5-2, per esempio esterno, però ogni allenatore chiede delle cose diverse. Il mister in questo modulo chiede delle cose diverse rispetto ad altri allenatori, e piano piano ho fatto all'inizio leggermente un po' di fatica perché non avendo mai giocato in questo ruolo, però sia con gli allenamenti, sia la lavagna, in tanti modi sono riuscito a uscire da questi piccoli intoppi. Adesso sto abbastanza bene. No, c'è sempre da migliorare, ancora non il 100% di ogni giocatore, c'è sempre, quando uno pensa di aver fatto il 100%, può dare sempre il 110%, il 120%, quindi dobbiamo solo stare testa bassa e lavorare come stiamo facendo, e le cose man mano crescono. Nota positiva sia tua che di tutto il Catanzaro, la condizione atletica. Anche contro la Juve Stabia c'è stato un momento in cui nella parte centrale del secondo tempo la Juve Stabia vi stava un po' schiacciando. Poi il mister ha ridisegnato un pochettino la squadra, 3-4-3, voi avete rialzato il baricentro e poi diciamo che l'avete sostanzialmente quasi sempre tenuta voi la palla. Segno anche che la condizione è brillante, continua ad essere brillante. No, noi ci alleniamo sempre veramente, ci alleniamo bene e tanto, e questo si vede anche in campo perché penso che nessuna squadra ci ha mai messo sotto fisicamente. Possiamo pure sbagliare qualche passaggio, possiamo prendere qualche contropiede, però
tendenzialmente prendiamo sempre il mano e il pallino noi e veramente cerchiamo sempre di schiacciare gli avversari dal primo al novantesimo. Domenica arriva forse la squadra che ci ha messo più in difficoltà al di là dei risultati, il Monopoli, era un altro Catanzaro, però anche dal punto di vista fisico è stata la squadra che forse vi ha più creato gratis. Sì, ricordo bene la partita dell'andata, loro si sono messi a specchio e ci hanno dato veramente filo da torcere, anche anzi hanno avuto qualche occasione in più di noi nitida per portarsi in vantaggio e abbiamo pareggiato. È una squadra composta da elementi bravi, stanno facendo un ottimo campionato e in questo campionato non c'è una squadra che prevale sull'altra prima della partita, quindi noi dobbiamo essere concentrati e cercare di fare quello che stiamo facendo per portare a casa i tre punti. Che tipo di gara ti aspetti con Monopoli? Anche in trasferta fa molto bene. Tosta, perché loro, ripeto, hanno dei giocatori importanti sia nel centrocampo che in attacco e stanno facendo veramente bene. Pure domenica contro la Juve Stabia hanno fatto bene. Hanno sofferto poco, quindi sento che tutta la squadra sta girando bene. È una partita che secondo me sofferta, dovremmo avere l'ansia del risultato, dobbiamo giocare come stiamo facendo a Catanzaro e basta. Allora, due cose. La prima, dicevi prima del percorso di crescita, si può sempre migliorare, probabilmente il tuo percorso di crescita, il tuo ulteriore step di miglioramento di gol, probabilmente quello che ti manca di continuità in questo periodo. Diciamo che sì, è sempre bello segnare, però per come stiamo facendo non ci penso neanche. L'importante è stare lì, stare sul pezzo, chiunque segni non importa. L'importante è portare a casa il risultato, che è la cosa fondamentale, è mantenere il passo con quelle che stanno davanti a noi. Poi certo, segnare fa sempre piacere. Anche perché insomma immagino che forse ci credevate fin da subito, ma adesso a maggior ragione ci credete con la possibilità di arrivare effettivamente. Finché la matematica non dice il contrario, certo, abbiamo visto nel corso degli anni campionati chiusi a febbraio e riaperti a fine marzo e sono finiti come sono finiti. Quindi noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e secondo me siamo un'ottima squadra che nessuno nel corso della stagione ci ha mai messo sotto per qualche partita, anzi noi partita dopo partita stiamo crescendo e ci accorgiamo sempre di più che siamo un'ottima squadra e possiamo arrivare fino alla fine a lottarci qualcosa di bello. Ultima cosa, naturalmente cose che avete chiesto, cose che avete detto a Giannone? Niente, di stare tranquillo perché perdere un giocatore in questo momento non serve a niente, è troppo facile dargli la croce addosso e però lo perdiamo in mezzo al campo, lo perdiamo negli allenamenti, non ci possiamo permettere di perdere altri giocatori a prescindere se c'erano tutti quanti. È sempre bello avere tutti a disposizione, che il mister deve fare delle scelte, per fare le scelte importanti chi sta meglio deve giocare, quindi lui sa che poteva forse fare di più, però è andata come è andata e ormai abbiamo voltato pagina. Speriamo che ci sia un rigore col Monopoli, che lo calcia lui, lo segna, così siamo tutti contenti. Immagino che però un attimo di incazzatura lasciamo. Vabbè, quello penso che sia stato da parte di tutti. Però giusto il momento per come è andata. Per il resto dopo si volta subito pagina, dobbiamo stare tutti uniti, tutti compatti perché dobbiamo rimanere tutti nella stessa direzione.